sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home. La tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allo stadio Martelli di Mantova si affrontano il Lecco e il Mantova di Nicola Corrent, ex attuale tecnico dei virginiani, giocatore centrocampista del Lecco ormai una dozzina di anni fa. Minuto di silenzio in memoria di Carlo Tavecchio, ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Lecco vuole riscattare le ultime opache prestazioni in trasferta. Mantova che invece in casa riduce da 7 punti in 3 partite. È un ruolino di marcia decisamente convincente per i virgiliani. Lepore viene attaccato dall'ottima giocata di Procaccio, che recupera il pallone, poi dentro subito il pallone. Bocalon con la volée di destro realizza un gol di pregevole fattura e il Mantova la sblocca al quinto. È bastato veramente poco alla formazione di casa per trovare il gol del vantaggio. Lo rivediamo, bravissimo qui Procaccio a recuperare il pallone e poi lui stesso a scodellarlo, ma Bocalon qui trova Pecorini che si fa girare, Enrici non lo aiuta, difesa del Lecco immobile e Bocalon con l'esperienza e il talento della punta di peso va a realizzare un gol bellissimo con l'esterno destro a centrare la porta di Melgrati. 1-0 Mantova. Sono passati solo 5 minuti. Guccione, l'apertura a sinistra, Procaccio dentro in profondità, il pallone per Mensah, va via Zidiak, poi finisce a terra. Reclamano il rigore i giocatori del Mantova. C'è una leggera trattenuta di Zidiak che però non sembra passabile di rigore. Vediamo. Mensah, forse una leggera spinta di Zidiak, ma niente di trascendentale. L'arbitro, il signor Luca De Angeli di Milano, fa correre nono minuto. Galli apre il gioco sulla destra. Lepore scodella lungo in area e poi attenzione, non riesce Magni a girarsi. Era stato Zuccon a servirlo di testa. Non c'è modo di inquadrare la porta. È un buon Lecco comunque nelle prime battute di gioco. Tordini, eccolo Galli che apre sulla destra, Lepore, il suo più un tiro che un cross, viene parato da Chiorra e deviato in calcio d'angolo. 48esimo, inizio ripresa, il Mantova si fa vedere con Mensah, allarga il gioco a sinistra, c'è il cross dentro, colpo di testa, non inquadra la porta, in questo caso ancora Bocalon. Sul cross di Agbugui, entrato dalla panchina. Attenzione qui al Mantova, che dal calcio d'angolo dell'Ecco dà il via a una ripartenza decisiva con Procaccio, che si invola da solo. L'Ecco è sbilanciatissimo, Melgrati deve spendere il fallo, prendersi il giallo e soprattutto concedere il penalty. Questa volta sì al Mantova. Non ha dubbi e non può averli De Angeli. Ma qui l'Ecco veramente si fa trovare dal calcio d'angolo, come spesso capita nel calcio, completamente sbilanciato. Melgrati nulla può fare che tranne che stendere il giocatore avversario. Allora dal dischetto va a realizzare il gol del 2-0 Filippo Guccione, il capitano del Mantova. E Mantova che sornione, cinico, con due azioni d'attacco produce due gol. L'Ecco si ritrova con un cerino in mano, spento.
Ecco, che aveva prodotto un buon gioco nel primo tempo, ma senza mai avere grandissime occasioni. Soprattutto senza mai tirare in porta. Avrei apprezzato ancora la freddezza di Guccione. Era il 2-0, 64 minuti sul cronometro. Lecco fatica a uscire, Zeliak non arriva su questo pallone sbagliato del compagno Procaccio, prova il tiro a giro col destro, non trova però l'angolino. Calcio di punizione, Lepore va con il primo tiro in porta al 78esimo, nessun problema però sul destro di Lepore per Chiorra. Ancora Lecco, con i cambi prova a trovare qualcosa di nuovo, Lecco giudici anticipato, poi arriva Lepore, non può calciare, allora serve un compagno, Girelli, deviazione, senza alcun tipo di problema per Chiorra. Ancora Mantova nel finale, Yeboah prova a sfondare, Silvestro a sinistra, c'è il cross dentro, respinge come può Melgrati e poi Martorelli allontana. Novantesimo, e dopo 5 minuti di recupero, palla dentro, anticipa la difesa dell'Ecco, spazza Ghilardi, finisce qui, finisce dopo 5 minuti. Mantova batte l'Ecco 2-0, decidono le reti di Bocalon nel primo tempo e di Guccione dal dischetto nella ripresa.